Sì, questa mozione, come già lei ha sottolineato, riguarda la Carta di Milano. La Carta di Milano è una sorta di documento programmatico di Expo 2015, un documento sottoscritto da enti, da associazioni, anche dal Ministro dell'Agricoltura e da altri enti e associazioni, che riassume ad ora quelle iniziative che sono importanti per portare avanti l'idea di cibo sostenibile e di diritto al cibo, che è il tema proprio di Expo 2015. Questo documento naturalmente può essere aggiornato e può essere integrato durante appunto tutto il tempo dell'esposizione universale, quindi ancora fino ad ottobre. In questo documento ci sono alcune cose importanti che vengono individuate. Viene individuato il paradosso del cibo. Noi abbiamo oggi che ci sono centinaia di milioni di persone nel mondo che soffrono di obesità e molte di più che invece non hanno di che mangiare. In Occidente viene sprecata annualmente, secondo certi dati, una quantità di cibo pari a circa il 30% della produzione globale. Nella Carta di Milano si leggono appunto alcune cose interessanti, come il bisogno appunto di ognuno di accedere a una quantità sufficiente di cibo sicuro, sano, nutriente, che soddisfi le necessità alimentari personali lungo il valore della vita, lungo tutto il percorso della vita. Il cibo come un valore sociale e culturale, eccetera. Tuttavia, secondo noi ci sono altre questioni che varrebbe la pena che vengano inserite nel documento, e per questo abbiamo, con questa mozione, chiediamo al Regione il land grabbing con l'omologo water grabbing. In pratica questo è considerato la nuova forma di colonialismo. In pratica cosa succede? Che vengono acquistati per pochi soldi dei terreni in stati poveri da parte di altri stati per poter appunto coltivare, per poter avere terra da coltivare. Ecco, questo è, appunto, viene detto, una nuova forma di colonialismo, in quanto va a sfruttare dei territori in stati poveri che invece potrebbero essere sfruttati da quegli stati stessi per garantire il cibo ai loro stessi abitanti. Ricordiamo inoltre l'utilizzo di considerevoli parti di terreni per la produzione di biocarburanti, e quindi ci sono terreni che non vengono utilizzati per produrre cibo, ma biocarburanti. Altra questione, gli OGM che non sono visti solo come un problema della salute, un problema di sanità, ma sono da considerare anche come un fattore che va a inficiare innanzitutto la biodiversità locale, ma anche l'agricoltura sociale, i prodotti tradizionali delle nostre, ad esempio, della Lombardia. Già diverse volte abbiamo trattato questo argomento in commissione agricoltura. Anche questo aspetto non è considerato nella carta di Milano. Particolare accenno bisogna fare alla finanza, a una finanza etica, cioè quella finanza che non va a speculare sul cibo, cosa che invece purtroppo oggi succede spesso. Noi non chiediamo una finanza, diciamo così, non vogliamo essere dei moralizzatori, noi chiediamo solo che la finanza faccia il suo dovere, che non vada a fare speculazioni dove non dovrebbe fare. Quindi anche questo aspetto della finanza etica è molto importante, secondo noi, da inserire nella Carta di Milano. Altro aspetto che è molto importante, le piccole aziende agricole. Il direttore generale della FAO sottolinea come le aziende agricole a conduzione familiare producono circa l'80% del cibo a livello mondiale. Quindi questo va, diciamo così, in contrasto con la politica delle grandi multinazionali e pone in evidenza come siano i piccoli agricoltori, siano la produzione a livello familiare, a livello locale, quella che garantisce il cibo di sicuro sostenibile, non quello fatto dalle grandi aziende. Altra questione che ci preme sottolineare, qui è una contraddizione di Expo, che va a parlare di cibo sostenibile, nutriamo il pianeta, che tra gli sponsor McDonald's, che sicuramente non è l'esempio di cibo sostenibile e di tutela degli agricoltori locali,
un riferimento appunto ai vari paesi in cui McDonald's si rifornisce di carne, e quindi è contrario, diciamo così, agli ideali che si vuole prefissare Expo 2015. Altra cosa importante è che cibo sostenibile e diritto al cibo non vuol dire solo che tutte le persone debbano avere un alimento o qualcosa da mangiare, ma cibo sostenibile riguarda anche la produzione, come viene fatto questo cibo, la trasformazione, la distribuzione del cibo, tutta questa catena deve essere sostenibile. Per cui noi chiediamo, alla luce di questi aspetti che secondo noi mancano appunto ad oggi nella Carta di Milano, chiediamo che il Presidente della Giunta regionale si impegnino a far sì che la manifestazione Expo 2015, per quello che appunto rimane da qui ad ottobre, tratti in maniera seria e approfondita i temi della sostenibilità del cibo, a far sì che la Regione Lombardia sia promotrice di un percorso di dialogo e dibattito sui temi trattati in premessa, quelli che abbiamo descritto nella mozione, e a far sì appunto che la Carta di Milano venga implementata con le tematiche elencate in premessa, al fine, secondo noi, di renderla un documento più efficace e puntuale. Grazie.